Dunque, comincio con un po' di chiarezza, forse anche colpa nostra, perché non sempre siamo così precisi. Quando si parla di una stringa, abbiamo due concetti distinti: l'indice del carattere nella stringa, l'intero che utilizzate per accedere al singolo carattere. Questo è un concetto squisitamente informatico, comune a tutti i linguaggi di programmazione, Python, C, Java e via dicendo, e sappiamo che va da 0 a n-1. La posizione di un carattere nella stringa, o dire il primo carattere, il quinto carattere, è un concetto orientato agli esseri umani. Nessuno dirà il terzo carattere intendendo il quarto, perché l'indice è più o meno 1, no? Quindi cercherò di utilizzare nel parlare e nei testi d'esame e di esercitazioni il termine indice per indicare l'accesso al vettore di caratteri che va da 0 a n-1. Quando poi invece nel linguaggio comune dirò il terzo carattere, intendo il terzo carattere, come farebbe comunque essere umano. Ieri all'esercitazione commentavo anche il fatto che questa distinzione per voi è importante, ma per l'utente finale è irrilevante. Chiunque interagisca con un computer, con un programma scritto da altri, quando dice il terzo carattere, intende il terzo carattere, quello di indice 2, ovviamente, e non vuole sapere che comincia da 0. Quindi cercherò di essere preciso. Userò il termine indice solo per indicare l'indice numerico dentro la stringa e userò il termine posizione, terza posizione, oppure il quinto carattere per indicare quello che penso un essere umano. E ovviamente bisogna fare la tara di 1 di differenza. Ovviamente questo non risolverà le confusioni, ma cercheremo di essere più chiari possibili. Nel dubbio chiedete, a un compito d'esame, a un'esercitazione, chiedete ma cosa intende quando dice in ennesima posizione? Ennesima posizione vuol dire come essere umano, quindi indice n-1. L'indice 5 è il sesto carattere. Ok, seconda cosa, non faremo oggi in aula tutti gli esercizi dell'esercitazione, ne faremo qualcuno, tanto le soluzioni sono già sul web. E sono abbastanza chiare di per se stesse, poi se avete dubbi mi chiedete o c'è piazza per discutere le cose, però voglio ragionare su alcuni aspetti utili per la lezione di oggi e per ragionare in generale. Una cosa che vi avevo chiesto di fare durante l'esercitazione di ieri era di controllare una stringa per vedere se questa stringa corrispondesse a un intero con segno, quindi più 55 meno 32 con spazi avanti e indietro e via dicendo. Allora, è ovvio che la cosa si può risolvere con una serie di if a cascata. Si guarda il primo carattere, intanto bisogna fare una pulizia della stringa, rimuovere i caratteri bianchi. Una volta rimossi i caratteri bianchi all'inizio e alla fine, dovete andare a vedere, fatto uno strip cosa fa? Toglie tutti quanti i caratteri prima e dopo la stringa, caratteri bianchi, quindi rimane soltanto il testo vero e proprio. Toglie anche il new line, questo sarà utile per i file. A quel punto lo può cominciare, guardo il primo carattere, se il primo carattere è più o meno allora faccio un'altra cosa, altrimenti ne faccio un'altra. Però ho visto delle soluzioni annidate a tre livelli di if, quattro livelli di if che cominciano ad essere pericolose. A volte un'espressione logica ben fatta e ragionata è più leggibile di una cascata di if. E allora, vediamo un esempio. Io ho una stringa S in cui da tastiera o adesso come sto facendo a mano, inserisco una stringa corrispondente a un intero, forse, non lo so. Allora, voglio controllarla. Qual è l'espressione booleana? Senza fare l'if, concentriamoci sul concetto, cosa devo guardare? Beh, ci sono due possibilità. Ho già fatto lo strip, quindi assumo che non ci siano caratteri bianchi in giro. Guardo se il primo carattere. No, guardo prima se tutti quanti i caratteri sono decimali, quindi faccio S punto. Ho scoperto una cosa che dopo il punto, se uno aspetta compare, non sempre compare, ogni tanto non compare per un motivo che mi sfugge. Se invece fate tab, lo forzate a comparire subito. Quindi se voi fate S punto tab, compare immediatamente, ok? Poi abbiamo is decimal. Allora, sto cercando di costruire un'espressione booleana che cattura tutto il controllo in un colpo solo. Allora, sicuramente la stringa rappresenta un numero intero con segno se tutta quanta è decimale. 55, 28, 32 è un intero positivo. Oppure, se non è tutta quanta decimale, quale può essere il caso?
L'unico caso che sono disposto a sopportare è che nel primo carattere ci sia un più o meno e tutti gli altri siano decimali. Quindi OR, lo metto tra parentesi anche se non servirebbe, il primo carattere qual è? S di 0. Come deve essere? O più o meno. Invece di fare un AND, mi conviene utilizzare IN. IN più meno. Non basta ancora. Tutto il resto deve essere decimale. AND. Com'è tutto il resto? S a partire da 1. Ormai lo sappiamo. Per questo abbiamo battuto tanto negli ultimi giorni su come estrarre sottostringhe, perché poi nella pratica questa è una cosa molto utile. E rimpiangerete Python, ve lo garantisco. Cos'è S di 1? Tutta la stringa a parte il primo elemento. Punto is decimal. Allora, se ci ripetete un secondo, questa espressione cattura tutti quanti i casi possibili. Vediamo di metterla su una riga sola, perfetto. Quando è che una stringa è un numero con segno? O quando è tutta decimale, e va bene, non ci piove, 55, 20, 32, oppure quando il primo carattere è più o meno e contemporaneamente. Entrambe le cose devono essere vere, tutto il resto è decimale. Se invio, mi dà true. Ok? Perché l'ho applicata su S che esiste. Allora, da un lato, questa espressione booleana è appena complessa. Io l'ho resa più leggibile mettendo le parentesi, ma noi sappiamo benissimo che l'AND ha la precedenza sull'OR, l'IN ha la precedenza sull'AND, però le parentesi aiutano anche a modellare il percorso logico. Quando è che una stringa è decimale, rappresenta un numero intero con segno, quando o è tutta decimale, primo pezzo dell'espressione booleana, oppure, secondo pezzo messo fra parentesi, contemporaneamente il primo carattere è un più e meno e il resto sono caratteri decimali. Qualcuno ha difficoltà a capire questa espressione? E funziona con qualunque cosa, funziona con più 55, funziona con 55, funziona con meno 32 e via dicendo. Fatto salvo che se ci sono dei caratteri vanno tolti, scusate, grazie. Fatto salvo che se ci sono dei caratteri bianchi all'inizio e alla fine vanno tolti. Ok, questo è il primo concetto che volevo farvi vedere oggi. Secondo concetto, controllo di un intero, iterazioni. Allora, fino adesso abbiamo fatto programmi squisitamente lineari. Si entra nel programma, si fanno un certo insieme di cose, al massimo c'è un if, una decisione da fare, faccio una cosa e non ne faccio un'altra, ma l'esecuzione del programma è lineare, dall'inizio alla fine. Questo cattura soltanto un sottinsieme irrilevante di programmi. I programmi più complessi tipicamente hanno dei cicli al loro interno, hanno la ripetizione di un'istruzione o di un insieme di istruzioni. E chiamiamo questa cosa iterazioni, quando facciamo più volte la stessa cosa. E ci sono due casi possibili, quando il numero di iterazioni da fare è noto a priori o quando non è noto. Per esempio, un caso noto, quando voglio stampare una stringa carattere per carattere. Beh, so quanti sono i caratteri della stringa, li stampo uno alla volta, se la stringa è lunga 5, dovrò fare 5 operazioni di stampa. In altri casi, invece, il numero è non noto, perché posso avere un problema che, a seconda di come vanno le cose, produrrà un risultato in un certo momento o anche dopo. Contrariamente a anni di lezione sui linguaggi di programmazione, abbiamo deciso di partire col while. Quindi, adesso vi farò vedere oggi un'istruzione di controllo di ciclo, di iterazione di Python, che è pensato per fare un numero di iterazioni non note a priori. Premetto che il fatto di avere più operatori di iterazione è del tutto superfluo, ne basterebbe uno. Con lo while posso fare anche un numero predefinito di iterazioni e via dicendo. La presenza di più costrutti per iterare in Python, come in altri linguaggi, il for, il while, il do while, sono soltanto per rendere più leggibili e più semplici il problema al programmatore. Può scegliere la struttura che più
è adatta a quello che deve fare, ma io con un while posso simulare un for e viceversa. Partiamo dal while, numero non noto di iterazioni. Allora, problema che può essere anche divertente, voglio generare una password, una stringa completamente casuale, ok? E voglio che termini però, la prima O che c'è nella stringa, voglio fare una qualunque sequenza di caratteri alfabetici che termini però in minuscolo. Vi faccio vedere il codice che ho immaginato. Allora, primo while, questi come al solito saranno presenti sul web a breve. Allora, vediamolo, colgo l'occasione per riprendere qualche altro concetto, ma l'abbiamo, perché l'ultima volta non l'ho fatto. Intanto utilizziamo, allora, sopra c'è scritto cosa deve fare il programma, stampa una stringa che termina però. Prima cosa che faccio, importo la classe random, perché devo generare un carattere casualmente. Dopodiché, il cuore del programma è questo while. Come è fatto un while? Vediamolo informalmente. While è la parola chiave, while, che vedete è in arancione, quindi riconosciuta dalla sintassi di Python come parola predefinita, identificatore predefinito, e poi c'è un'espressione booleana. Ok? Quindi voi dovete pensare while, espressione booleana, come se fosse if, espressione booleana. Dopo il while è a seguire un'espressione che è valutata da true o false. Se l'espressione booleana è vera, si entra nel corpo di istruzioni del while, vedete che sono fatte con indentazione, vengono eseguite tutte fino alla fine, qui ce n'è una soltanto in realtà, qui c'è un'altra cosa che ancora, no, ce ne sono due in questo caso, esegue il blocco di istruzioni, dopodiché ritorno all'inizio del while, rivaluto l'espressione booleana, se l'espressione booleana è valida, è ancora true, rientro nel while e lo eseguo tante volte fino a quando l'espressione booleana non diventa falsa. Tradotto in italiano sarebbe finché questo è vero, fai questa cosa. Allora, cosa c'è dentro il corpo del while? C'è una cosa appena, vi ricordate randint che faceva? Randint generava un intero a casaccio o casuale, più dotta come espressione, fra due interi di partenza e di arrivo. Io in questo caso, dato che voglio una stringa fatta tutta da caratteri alfabetici, questi erano i prerequisiti, prendo il codice Unicode corrispondente a A minuscola, il codice Unicode corrispondente a Z minuscolo, e gli dico di generare un intero in questo intervallo. Vi ricordo che gli estremi sono compresi, quindi potrà generare il codice di A, l'ord di A come l'ord di Z, in modo random. Faccio generare in modo randomico, che cos'è questo? Quanto vale questa cosa? Che cos'è? È un carattere? No, è un intero. Randint, come dice il suo nome, genera un intero e vuole al suo interno, facciamo così, ripassiamola un secondo, import random, e risparmio un po' di fatica. Allora, randint fra, che ne so, 6 e 99 genererà un numero casuale fra 6 e 99 compresi, ok? Io voto 96. Cosa sono questi ord di A e ord di Z? Beh, ord di A ha un suo valore. Quanto vale ord di A? 97. Quanto vale ord di Z? 122. È come se stessi chiedendo di fare un randint fra 97 e 122. Ma se l'avessi scritto in quel modo, voi non avreste capito cosa significava. Invece, scrivendolo in questa maniera, faccio capire che sto usando codici numerici a partire da A minuscolo a Z minuscolo. Quindi questi sono due interi, perché randint si aspetta due interi come argomenti. Randint produce a sua volta un intero, quindi dentro C ci va a finire un numero intero. Per stamparlo lo converto in carattere, ok?
e stampa questo carattere. E qui sto facendo anche il trucco, se vi ricordate, l'abbiamo visto anche ieri esercitazione, che con end uguale spazio vuoto io stampo e non vado a capo. Quindi questa singola print stamperà un singolo carattere senza andare a capo. All'iterazione successiva, il carattere successivo verrà stampato accanto. E qual è la condizione del while? Finché il carattere corrispondente a C è diverso da O. Anche qui potevo metterlo direttamente sugli interi, ma era meno leggibile. E quindi, finché l'intero generato e il carattere corrispondente è differente da O, io eseguo queste due istruzioni. Allora, facciamo così. Intanto lo eseguiamo. Lo mando in esecuzione, questo comincia una nuova serie di programmi che non richiedono interazione umana. Va da solo. Ha generato casualmente prima una F, poi una V, poi una H, una D, finalmente è uscita fuori una O e si è fermato. Se lo rilancio, farà qualcosa di completamente differente. Ok? Ok? Poi una cosa divertente sarebbe dimostrare alcune forme di probabilità semplicemente lanciando più volte una stessa cosa e vedendo quant'è la lunghezza media di questa stringa. Uno potrebbe calcolarsi a livello probabilistico quanto è lunga mediamente questa stringa, che probabilità c'è che esca un O dopo quanti caratteri. Lo fa più volte, fa la media pesata e fa la media di questi valori e scopre, si ridimostra in modo empirico una formula probabilistica. E va bene. Dubbi su questo codice intanto, in prima battuta? Il while valuta questa espressione, se è vera entra nel ciclo, esegue tutte le istruzioni, la rivaluta nuovamente e via dicendo. Due considerazioni. In primis è ovvio che all'interno del while ci deve essere un meccanismo che prima o poi rende falsa questa condizione. Perché se la condizione è sempre vera, io entro in un ciclo infinito, non esco più. Vi succederà. Sul punto scommetterci dei soldi, è evidente. Chiunque programma, prima o poi, va in capo in un ciclo infinito. Per qualche motivo pensa che la condizione booleana venga cambiata da qualche cosa, non viene cambiata, e il ciclo rimane in un loop infinito. Primo punto. Secondo punto. L'espressione booleana viene valutata prima di entrare nel ciclo. Vuol dire che prima devo aver fatto qualcosa di coerente col significato di questa espressione. In particolare, io mi domando, while chr di c diverso da o, char di c, il carattere corrispondente all'intero c, ma io c lo leggo qui, lo creo qui, con questo random. Il che vuol dire che prima di entrare nel ciclo, devo aver inizializzato c a un valore che renda l'operazione possibile. Se io non faccio questa operazione, che succede? Quanto vale c adesso? Non si sa. E infatti Python si arrabbierà dicendo name C is not defined. Non sa chi è C, non sa quanto vale. E quindi non può confrontarlo con O. Ok? Quindi devo inizializzare la variabile C per far sì che il programma funzioni. E poi se voglio entrare nel while, devo utilizzare un valore che renda vera questa condizione. Io so per certo che il carattere O ha un codice Unicode che è differente da 0, quindi lo metto a 0, meno 1, 5, 70, qualunque cosa, qualunque numero va bene, tranne il codice di O. Perché? Perché se ci metto il codice di O, nel while non entro, guardate, se io inizializzo C col codice numerico corrispondente al carattere O, qualunque esso sia, ancora non lo so, la condizione, questa condizione come sarà? Falsa. Dentro C c'è esattamente quel valore. E quindi poi non entro. Questo programma non fa assolutamente niente. Non entro nel while. Il while può essere eseguito 0, una o un numero elevato o n volte o addirittura infinite volte se vi sbagliate. Quindi qualunque cosa qui va bene, anche 3476, purché non sia il codice corrispondente ad O. Ok?
L'ho iniziata a zero per un'abitudine vecchia, che serve in altri casi, ma qualunque numero va bene, ci lasciamo un numero casuale. Seconda cosa, dubbi su questo? Seconda cosa, l'ordine di queste due operazioni è importante o no? Se io scambio queste due operazioni, ovvero prima stampo e poi genero un carattere, un intero che poi converterò in carattere, è la stessa cosa o no? No. Perché non è la stessa cosa? Ci stanno due cose che non vanno in questa scelta. Allora, vediamo, invece di ragionare in astratto, abbassiamo il nostro livello di intelligenza, scendiamo il livello dell'interprete Python e eseguiamo in modo pedissequo questo programma. Quanto vale C? 3476. CHR di 3476 è sicuramente differente da O, lo so per certo. Quindi entro nel ciclo e stampo il carattere corrispondente a C. Quindi il primo errore di questa inversione è che stamperò sullo schermo un carattere corrispondente a quel numero, probabilmente un carattere coreano. Dopodiché entro nel ciclo e andrò avanti tranquillamente. Genererò un carattere nell'intervallo giusto, quindi dopo il carattere coreano verranno tanti caratteri europei. Quando arriva là, cosa succede? Finalmente, no, finalmente non è detto. Questo programma dovrebbe girare all'infinito. Ovviamente è estremamente improbabile che il random prima o poi non generi quel carattere. Però potenzialmente potrebbe succedere. Prima o poi assumiamo che C assuma il codice numerico di O. Cosa succede? C diventa finalmente O. Valuto la condizione diventa falsa ed esco dal ciclo. Il che vuol dire che l'ultimo carattere non viene stampato. Allora, questo è il pittoresco carattere corrispondente a quel 3628, penso sia arabo, non lo so. E dove sta la O? È rimasta agganciata alla variabile. Dentro C c'è la O. 111, scusate, l'ord, no, il CHR di 111 e O. Ora sappiamo anche quant'è il numero che stiamo cercando, 111. Perché non l'ha stampata? Perché appena gli viene assegnata questo valore casualmente, al giro successivo nel while non si entrerà più, perché la conduzione diventa falsa. Ok? E quindi quello che succede, stampo un carattere in più sbagliato all'inizio e un carattere in meno mancante alla fine. Allora, questa serie di considerazioni è estremamente importante, perché questi sono errori comunissimi. Scrivere un ciclo while in cui la condizione iniziale non... scusate, no, capisco che mi entusiasmate, però mi create un po' di disturbo. In cui la condizione iniziale non è funzionante, perché ho inizializzato male la variabile, non ho pensato a come fare. E anche l'ordine all'interno del while. Dentro while farò delle cose e poi altre. Una di queste cose, permettete questo linguaggio meno preciso, questa istruzione, è lei che farà sì che si esca dal while. No, è evidente. Questa istruzione prima o poi genererà il carattere, il numero 111. E allora si uscirà dal while. Il che vuol dire che quando questa istruzione viene eseguita, il prossimo ciclo non verrà eseguito sicuramente. E allora in questo caso la print deve stare dopo. Genero finalmente la O, casualmente, la stampo e esco dal ciclo. Vi invito ogni volta che progettate un while a ragionare attentamente su queste cose. Condizione iniziale, ciclo, istruzione che modifica auspicabilmente la condizione booleana del while e fa sì che questa condizione diventi falsa. E il momento in cui diventa falsa devo essere sicuro che ho fatto tutte quante le cose che mi competono. In particolare C diventa 111, questa condizione diventerà falsa al giro successivo, ma ormai sono già entrato qui dentro.
L'idea è che una volta che entro nel while eseguo tutte le istruzioni che ci sono. Anche se una di queste istruzioni mi cambia l'espressione booleana. È al prossimo giro che cambierò idea. Una volta entrato le faccio tutte. Quindi, anche se la cosa sembra banale, ci sono una certa serie di dettagli che se non vengono capiti fanno sì che il programma non funzionerà bene. Nel codice che renderò disponibile c'è la cosa invertita e c'è anche una cosa che non vi ho mai fatto vedere, con tre apici si può commentare un blocco di testo. A volte è molto utile isolare pezzi di programma per renderli attivi o non attivi nel funzionamento. Invece di commentare ogni singola linea, che è piuttosto noiosa, tre apici commentano tutto fino ad altri tre apici, o fino alla fine. Ok? Questo lo possiamo salvare. Dubbi? Seconda funzione, simile a questa. Generazione di caratteri casuali fino a generare una A. In questo caso non mi interessa scrivere una stringa, voglio generare dei caratteri casuali e mi fermo quando arrivo ad A. Potrebbe essere O, una cosa vale l'altra. Però questa volta mi interessa contare quante volte ho fatto l'iterazione. Faccio qualcosa di più. È un codice molto simile a quello che avete visto. Allora, questa era una, soltanto per vedere quanto valesse A. Qui faccio un random, tanto vediamo il random quanto è fatto. Un random questa volta non mi interessa, che la stringa non voglio vederla, quindi posso fare qualunque cosa. Genero tutti quanti i numeri fra 0 e 128, ok? Tutti i caratteri corrispondenti. E dopodiché cosa faccio? Stampo il carattere, e non andando a capo per vedere cosa è successo, e incremento un contatore. Il mio obiettivo qual è? Stampare dei caratteri casuali sullo schermo, non voglio costruire una stringa, voglio solo stamparli, e vedere quanti tentativi ho impiegato per raggiungere il mio carattere target. In particolare voglio raggiungere una A. Quindi, scusate, è rimasto, scusate, l'ho fatto velocemente stamattina, qualcosa è rimasto sporco, lo mettiamo a posto lungo la strada. E a differenza di prima, voglio contare quante iterazioni ho fatto. Come faccio? Allora, C ha lo stesso ruolo di prima, lo metto a 0, che sicuramente non corrisponde ad A, ok? Dopodiché il ciclo è esattamente quello di prima, non c'è nessuna differenza, tranne che io incremento il contatore I. Il contatore I vale 0 all'inizio, ok? Quello che succede, mando in esecuzione il programma, genera un carattere casualmente, valgono le stesse considerazioni di prima, entro nel while sicuramente perché a C ho dato un codice che è sicuramente differente da A. Ok? A codice 97, 0 è differente, quindi entro nel while sicuramente. Quando sono nel while faccio un random fra 0 e 128, stampo il carattere per vedere quello che viene fuori e incremento il contatore, che vuol dire I uguale I più 1. Inizialmente vale 0, faccio 5 volte varrà 1, 2 volte 2 e via dicendo. Questa è una cosa che può essere molto utile perché a volte devo calcolare quante iterazioni ho fatto. E così vediamo un'altra applicazione. Mandiamo in esecuzione. Ha fatto 113 tentativi prima di generare il famoso 97 che corrisponde ad A. Vi sto facendo vedere i codici questa volta, non i caratteri corrispondenti. Se lo rilancio, mi aspetto qualcosa di diverso ovviamente. Siamo sfortunati. 210, perché l'intervallo è più ampio, attenzione, prima l'intervallo era più stretto, ora da 0 a 128 ci sono più numeri e quindi ci mette più tempo, statisticamente, più tempo a trovare il carattere corrispondente. Se voi fate girare questo programma tante volte, potete tenere traccia di quanti tentativi sono stati necessari ogni volta e vedete quant'è la probabilità di girare una A in qualche modo, no? Che ovviamente sarà un 128esimo, perché se ho 128, 129 possibilità, da 0 a 128 sono 129 possibilità, e A è una soltanto di queste, quindi una volta su 100, ogni 129 genero un A, un 129esimo. Questo, qui sono stato sfortunato, no? Però
anche se non è vero che dopo, eccolo qua, non è detto che dopo la sfortuna arrivi la fortuna, cosa altro ci hai messo molti meno tentativi, 17. Se facciamo questo esperimento 100 volte, facciamo la media, ci verrà qualcosa di molto vicino a 1 su 129, no? Ci siamo su questa cosa? Quindi abbiamo visto anche di come utilizzare un contatore all'interno del ciclo. Dubbi? Oh, veniamo a una cosa più interessante. No, queste sono divertenti, io vi consiglio di giocarci con queste cose. Intanto potete stampare caratteri strani, con un while opportuno potete stampare tutti i codici hash in sequenza e vedere i caratteri che ci sono, andando oltre l'alfabeto europeo. Allora, altro argomento. Allora, ciclo di controllo su interi negativi e positivi, finalmente. L'abbiamo fatto per tanto tempo questa cosa. Una volta per col while, cosa posso fare? Posso inserire una stringa, controllare se sono intero, se non intero la richiedo. Blocco l'utente alla tastiera fino a che non si decide finalmente a inserire un intero corretto. E allora, facciamo un po' di pulizia, magari. Allora, come è fatto questo ciclo, questo programma? Intanto vi insegno una cosa. Python ha questa seccatura dell'indentazione. Le istruzioni sono molto lunghe e non si leggono bene. Allora, l'ho scoperto da poco, questo fatto. Se l'istruzione contiene una parentesi, può essere messa su più linee, facilmente, ok? Quindi, metto una parentesi qua. E una parentesi alla fine, che non cambia ovviamente il significato dell'espressione. Comunque questo sia, lo discutiamo tra un istante. E a questo punto posso andare a capo. Vedete, mi indenta in modo semi-intelligente e quindi in qualche modo riesco a tenere sullo schermo, mi fa comodo anche in aula ovviamente, la stessa istruzione su più linee. L'unico modo in cui se ne accorge è che ci sia una parentesi aperta pendente, quindi dovete spezzare la linea fra due parentesi aperte e chiusa. In questo caso ci ho messo dall'inizio così rendo la cosa più leggibile. E che c'è qui dentro? L'abbiamo visto prima, la conosciamo ormai questa. Is decimal or il primo carattere più o meno e il resto è decimale. È l'espressione atomica booleana, scusate, non atomica, con tre componenti, che ci permette di capire se una stringa è un intero con segno. Invece di usarla nel while, faccio quest'altra cosa che è molto frequente. Utilizzo una variabile tipo booleano, con un nome significativo, evocativo, in questo caso convertibile, non nel senso di automobile, ma nel senso se posso convertire la mia stringa in un intero. Assumo che sia falso, non perché abbia qualche predisposizione, perché mi serve per il ciclo, perché il mio ciclo sarà while not convertibile. Finché l'oggetto che sto dando dalla tastiera non è convertibile, lo chiedo, gli tolgo gli spazi bianchi e assegno a convertibile il valore dell'espressione booleana. Prendo una stringa, la pulisco dagli spazi bianchi e poi calcolo l'espressione booleana di prima che abbiamo visto. Se è true va dentro convertibile. Al giro successivo not true diventa false e quindi esco dal ciclo. Vediamo cosa fa e poi ritorniamo a questo programma. Vi inchioda la tastiera e finché non vi decidete a inserire un intero significativo, non vi farà andare via. Siamo bloccati in questo while. Perché siamo bloccati? Perché convertibile è sempre false. Questa espressione booleana, is decimal or quello che viene dopo, è falsa. Not false è true. E quindi siamo bloccati nel ciclo. Dovrò prima o poi decidermi finalmente a inserire un intero che sia un intero decente
ed esco dal programma. Questo piccolo blocco di codice inserito in un qualunque programma impedisce che l'utente inserisca null'altro che un intero. Ok? Funziona anche con gli altri tipi di interi. Se per esempio ci metto un intero col segno, con più 77 gli piace, meno 77 gli piacerà, non gli piace 8 più 8, non gli piace il caso in cui ci siano un carattere, un più in prima posizione, ma a seguire un carattere. Ovviamente, scusate, dal fondo non vedete perché è basso. Questo non può piacergli, perché è vero che più è in più o meno, ma il resto non è is decimal. E quindi me lo richiederà un'altra volta. Eccolo, devo farvelo vedere. Allora, c'è un errore. E poi parlerò di short evaluation. Allora, intanto è chiara la logica? Funziona perfettamente, tranne un caso. Dov'è il problema? Cosa fa questo codice? Fa i is decimal or i di 0 in più o meno. No, questo test sta assumendo in modo implicito che la stringa contenga almeno un carattere. No? Cosa che non è detta. Se io invio senza inserire nulla, inserisco una stringa nulla. S di 0 non esiste. Ok? E quindi, invece ho il codice, secondo voi, vabbè, l'avevo commentato da qualche parte, lo riscrivo qui sopra. Questo codice funziona perfettamente tranne per le stringhe vuote. Guardate, funziona anche per così. Funziona. È una stringa lunga 1, più non è un intero, e mi chiede di andare avanti. Una singola cifra va ancora bene. Non gli va bene la stringa vuota. Perché? Se invio qui senza far niente, mi dice i di 0 ce l'ha con questo. I di 0 non esiste. I di 0 sarebbe 0 è l'indice del primo carattere, non c'è il primo carattere, quindi i di 0 non è valutabile. E si arrabbia. Come possiamo risolvere il problema? Come faccio a rendere robusto questo programma, anche in quest'ultimo caso che era rimasto? Qual è il mio problema? Una stringa vuota non mi va bene, no? Perché di 0 non esiste. Scusate, c'erano dubbi su questo? Perché il programma non funziona con le stringhe vuote? Andiamo un attimo sulla shell. Se io faccio S così, quanto vale S di 0? Quanto vale S di 0? Non esiste. Non esiste. S di 0 è il primo carattere di questa stringa. Ma da quando è che una stringa vuota ha un primo carattere? S di 0 non esiste. E il modo formale di dirlo è che l'indice è out of range. Se ho la stringa casa, S, quanto è S di 55? Non esiste. Una stringa vuota S di 0 non esiste. Quindi, quando avete una stringa, l'indice che utilizzate qui deve essere sempre dell'intervallo ammissibile, che va da 0 a S, alla len di S-1, ma in questo caso 0 va da 0 a meno 1, quindi non c'è nessun valore ammissibile. Una stringa vuota non ha nessun indice, non ha nessun carattere. Quindi, quello che devo fare troppe finestre aperte. Facciamo un po' di pulizia.
Allora, quello che devo fare, non devo entrare nel ciclo, scusate, convertibile è tutta questa roba in end col fatto che la stringa sia più lunga di 0, che sia almeno un carattere. Ok? Un carattere è convertibile. Scusate, se io faccio, riprendo la shell, int che fa questo? Quanto è l'intero corrispondente alla stringa vuota? È un errore. Non si può convertire una stringa in la stringa 0 è 0, meno 1 è meno 1. Quindi, in buona sostanza, devo aggiungere qui, convertibile vale soltanto se str, scusate, se len di s, len non è s, è i, len di i maggiore di 0, and tutto quello che ne viene. Una stringa è convertibile in un intero se è lunga almeno un carattere e poi vale tutto quello che ci siamo detti prima. Questo codice, se do invio, non esce dal ciclo e non cerca di convertire l'intero. Perché non esce dal ciclo? Perché l'espressione logica è sempre falsa, perché l'end di i non è maggiore di 0, è falso. Dubbi? Vedo un silenzio perplesso. Questa espressione booleana ha due anime, una che va a vedere se la stringa corrisponde a un intero e l'altra che va a vedere se la stringa contenga almeno un carattere, perché ovviamente non ha senso. Mi aspetterei un commento furbo, ma non lo vedo arrivare. Ma i di 0 qui c'è, ma non esiste. Perché il programma non si blocca? No? Io non si do una stringa vuota. Allora, questo fa parte di un concetto molto complesso che però vi voglio far vedere, usciamo di qui con un intero, ed è il concetto di short evaluation. Mi spiego meglio. Se io sto valutando un'espressione booleana e scrivo, per esempio, l'espressione booleana è molto semplice, false and 3 minore di 2. Quanto vale questa espressione booleana? True. Come fa a essere true? False. Allora, 3 non è minore di 2, direi, che io sappia. False mi sembra falso di per sé stesso. False and false. Ragazzi, se siamo in una situazione in cui non sapete valutare un and, è evidente che questa cosa vi fa morire, no? Io mi aspetto che voi vi esercitiate. Io non posso fare, dopo che vi ho spiegato il concetto di base, vi do degli esempi, io non posso stare qui in aula a fare mille volte la tabella di verità dell'end o dell'or. Ok? È a carico vostro esercitarvi su questa cosa. Capire il abbiamo due concetti, and, or e not, tre concetti. Vi ho fatto vedere la tabella di verità, c'è un programma che stampa tutte quante le possibili combinazioni, in qualche lezione fa l'ho fatto vedere, c'è una logica nel capire le cose e c'è necessità di esercitarsi. Se qualcuno di voi pensa che false and 3 minore di 2 possa essere true, io gli consiglierei fortemente di rivedere il suo punto di vista, ok? Perlomeno. False è 3 minore di 2, è ovviamente false, ma vi dirò di più. False and qualunque altra cosa è ovviamente false,
La tabellina di verità del false, dell'end, scusate, ci dice che l'end diventa true se e solo se entrambi i termini sono true. Se quello è false, qualunque cosa io scrivo lì, anche se ci scrivo 2 minore di 3, che mi suona meglio come cosa, rimane false. Ma c'è di peggio o di meglio secondo i punti di vista. E non ve lo dimenticate questo, perché può essere Python, l'interprete Python non vuole essere efficiente, che è un bel nome per dire che è pigro. Quando ha letto questa stringa, qualunque cosa ci sia dopo, è ovvio che quello sarà false. Ci siamo su questo concetto? E quindi lui di qualunque altra cosa non gliene importa nulla. La salta, la brucia. Questo si chiama short evaluation. Appena capisco quanto vale un'espressione booleana, fermo immediatamente il calcolo e do il risultato. Questo pezzo di codice, qualunque cosa sia, non verrà mai eseguito. Il contrario ovviamente non funziona. Se io faccio questo, and, esatto, quello è il problema. Questo mi dà errore. Allora, questa cosa è estremamente, a volte è comoda. Perché è comoda? Qui abbiamo scritto qualcosa che non esiste, ma non viene valutato perché il nostro end ci salva dalla fatica di valutarlo. Appena la stringa vale 0, appena l'end i maggiore di 0 diventa false, tutto quello che c'è dopo non viene valutato. Vediamo di capirlo meglio con un altro esempio, e poi vorrei farvi capire qual è la conseguenza di questo. Io ho una stringa, dentro ci ho messo casa, faccio un'espressione booleana di questo genere, s di 0 uguale c, attenzione, che succede qui? False. Vedo che mi state svegliando. Ma il fatto che questa espressione sia stata valutata senza dare errori dipende soltanto dal fatto che dentro casa, nella prima posizione non c'è la K ma c'è una C. Se la mia assegnazione fosse stata questa, rubando il linguaggio degli MMS, che succede se rivaluto questa espressione? Mi piacerebbe false, da errore. Che succede? S di 0 uguale K? True. E allora vado avanti, devo valutare anche l'altro ramo dell'end e dentro a guardare questo 500 che è orribile. E questo mi darà index out of range. Questo per farvi capire che questo pezzo di codice potrebbe dormire per anni in un codice che sembra funzionare e poi saltare fuori. Ok? Ogni volta che scrivete un'espressione Python con un AND, un OR, provate a immaginare che Python fa short evaluation. In alcuni casi gioca a favore. Questo pezzo qui non verrà mai eseguito quando la stringa è vuota, e mi sta bene. Ma questo codice qui non è protetto nella stessa maniera. Se il primo carattere è K, verrà eseguito, dando un errore, a meno che la stringa non sia lunga 500 elementi, cosa di cui dubito. Ok? Allora, abbiamo anche discusso la logica del while, come gestire l'espressione booleana, fare in modo che prima sia inizializzata e via dicendo.
Veniamo ad altri esempi. Allora, il programma che stampa, che somma dei numeri da tastiera. Io do degli interi da tastiera e il programma li stampa, li somma fra di loro, ok? Fino a che non esco con un segnale speciale. Allora, come è fatto questo programma? Inizializzo il carattere S a 0. Solito discorso, il while c'ha S differente da asterisco. Io utilizzo un asterisco per terminare il programma. Io inserisco una stringa da tastiera, che è un intero, fa la somma. Quando mi sono stufato, metto un asterisco e esco dal programma. Quindi finché il carattere letto S è differente da asterisco, entro dentro il ciclo. Col discorso di prima, affinché questa espressione sia vera la prima volta, dentro S ci devo mettere un carattere differente da asterisco. Ci metto 0. Perché ci metto 0? Perché sommandolo non mi cambierà il risultato. Ok? Prima, nel caso del carattere strano, qualunque valore andava bene, qui deve essere 0. Perché se lo vado a sommare non mi altera il risultato. Dentro cosa c'è nel ciclo? Inserisci un intero con segno, asterisco per terminare. Ok? E poi faccio quello che ho fatto fino adesso, if s is, s is decimal, or il primo carattere in più o meno s1 is decimal, a somma aggiungo l'intero che ho appena inserito e stampo il parziale. Quando è che uscirò dal ciclo? Quando metto un asterisco e allora mi stampa il totale. Vediamo in azione. Mancano le virgolette e la parentesi nell'input. Grazie. Ce ne sono troppe virgolette, dunque 0 per terminare, manca proprio una parentesi, così è una parentesi, ok. E c'è anche un due punti, chissà dove viene questo codice, ho fatto molte cose di corsa questa mattina, non è questo l'errore che volevo farvi scoprire comunque, ovviamente. Ah. Buoni. Fatelo scoprire a me perché non vedo neanche tutto il codice. Parziale. No, questo dovrebbe essere corretto. Ah, eccolo, ce n'è una nascosta, non la vedo. Ok. Dovremmo esserci. C'è un due punti. Va bene. Si sono mescolati i due programmi insieme. Vediamo, speriamo che non ci sia più nulla. Ora ci siamo, però non è indentato. Faticosamente dovremmo esserci. No? Sì, ma non vedo tutto quello che c'è, questo è il problema. No, non c'è bisogno, quello è a posto. C'è del codice ancora qui. No, questo va bene. Allora l'indentazione che è saltata. No. Insomma. Facciamo così, questo lo togliamo dai piedi.
Allora, dunque, mai assemblare del codice poco di, prima di venire in aula. Dunque, inserisci un intero consegno, asterisco per terminare. 77, partire 77, 88, pian piano mi fa la... Se metto un asterisco, allora, perché mi dà questo errore? Leggiamo il codice. Perché l'asterisco, c'era scritto che conteneva un errore, ma non ve l'ho ancora spiegato, non quello che non compilava, l'asterisco non può essere convertito in un decimale, no? E quindi qui dentro, quando vado a fare questo int, devo controllare che non abbia inserito un asterisco. E quindi in particolare posso fare qui if devo proteggere la conversione a intero, ok? Quando converto la stringa in intero, devo essere sicuro che non sia l'asterisco che ho scelto come segnale. E quindi in questo caso non verrà eseguito, il che è corretto. E adesso esce in modo corretto. Ok? Il codice che avevo, vediamo se riesco a recuperarlo, perché l'avevo aggiunto per darvi questa versione aggiuntiva. Comunque è chiara adesso la cosa. Questo non contiene un errore. Ok? Allora, di nuovo, al di là delle difficoltà sintattiche, gestire un while può distrarre da cose più importanti. Qui abbiamo fatto un while che fa questa serie di ingressi, ma non abbiamo controllato che esse fossero un intero. Abbiamo scelto come carattere speciale per uscire un asterisco che non può essere convertito in intero. Dubbi? Ho un ultimo esempio. Anche questo con errore. Eh sì. Questo contiene un grave errore. Allora, intanto vediamo cosa deve fare il programma. Stampa i caratteri passo passo di una stringa. Passo 1, passo 2, passo 3. Se, passo 1 li stampa tutti. Passo 2 stampa per il primo, il terzo, il quinto, il settimo. Passo 3, il primo, il quarto, il settimo e via dicendo. Fa salti di 1, di 2, di 3, di 4 nella stringa. Come è fatto? Inserisco una stringa e inserisco il passo. Dopodiché metto i uguale a 0, perché mi servirà per scandire la stringa, devo stamparne un carattere alla volta, non tutta. Sto facendo la stampa di una stringa un carattere alla volta. Allora, faccio finché i è diverso dalla lunghezza di s, perché io fra 0, 1, 2, 3 fino ad arrivare a fondo stringa. Mi domando, faccio il modulo che c'era il compito di ieri. If modulo passo uguale 0, vuol dire che dobbiamo fermarci a stampare il carattere. Stampo il carattere della stringa corrispondente. Dico caratteri in posizione iesima, di indice iesimo, scusate, SD. E poi incremento, faccio i uguale i più 1, così va al giro successivo. L'operazione di stampa non viene fatta sempre, verrà fatta soltanto quando il passo genera la divisione per il passo genera un resto differente da 0. Ok?
Dov'è l'errore? Il grave errore. Quello potrebbe essere un problema. Intanto eseguiamolo. Sembrerebbe funzionare, no? Carattere 0, perché il passo scelto è 1, no? E quindi fa, stampa il carattere 0 che è C, il carattere 1 che è A, il carattere 2 che è S e il carattere 3 che è A. Ok? Dunque, mettiamo casa. Allora, facciamo contento qualcuno. Se metto passo più grande della lunghezza della stringa, ovviamente, che succede qua? Chi lo sa dire cosa è successo? Ma in realtà, fatemi procedere come era la mia idea iniziale. Fatemi procedere con un passo che va ancora bene. Casa, passo 2. Dovrebbe stampare la C, poi la S. Che succede? Se lo lancio, guardate il codice. Intanto ancora non sapete, vi posso annunciare che si verifica un errore. Quale? Non ve lo dico. Qual è il punto? Proviamo a eseguire I uguale 0, entro dentro il ciclo, I è diverso dalla lunghezza di S? Assolutamente sì, perché non ci sono problemi. Il modulo passo uguale 0? La prima volta direi di no, perché I diviso passo 0 diviso passo dal resto di 0, no, il primo va bene, lo stampa e incrementa I a 1, poi rientra dentro. E che succede al secondo giro? 1 modulo 2. Quanto dà di resto? 1. 1 modulo 2 dà di resto 1. E quindi non è uguale a 0, non esegue la stampa, ma non incrementa I. I al giro successivo continua a vedere 1. Ci siamo su questa cosa? I, in modo erroneo, artato, per fare questa discussione, l'ho messo nel posto sbagliato. I viene incrementato solo durante quando stampo, I deve essere incrementato sempre. Altrimenti, stampa il primo carattere, I diventa 1, questa espressione sarà sempre falsa, perché 1 modulo 2 dà come resto 1, e quindi non entrerò dentro l'if e non stamperò e non incrementerò I. Se seguo questa, ho perso il tutto. Vabbè, lo rilancio. Casa 2, stampa passo 0, stampa C, I vale 1, 1 modulo 2 dà di resto 1, non entro nell'if, non incremento I e stai seguendo una miliardata di volte quel ciclo senza fare niente. Ok? Per bloccarlo, CTRL C mi tira fuori da questa situazione. Vedete? I è ancora 1. Scusate, non lo vedete dal fondo. Una cosa interessante di Python è che una volta che avete bloccato il programma o che è terminato, le variabili sono ancora disponibili. Dentro I c'è ancora 1. Perché I modulo 2 da 1 e quindi sarà sempre differente da 0. Questo sarà sempre falso. La cosa che posso fare è posso portare l'i più 1 nel punto corretto. Io a ogni iterazione devo incrementare I, non soltanto quando stampo. Se adesso seguo questo, passo 2, mi procede in modo corretto. Ok?
Quindi, ma dov'era l'errore? È sempre lo stesso. Dovete essere sicuri che dentro il ciclo while ci sia un'istruzione che prima o poi rende falsa la condizione. Ok? Se questa istruzione non c'è o non viene eseguita, la condizione rimarrà vera all'infinito e voi ci credete all'infinito dentro il while. Per quella che è la logica di questo programma, questo incremento va fatto a ogni iterazione. E la stampa va fatta di tanto in tanto, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Ma i deve vedere tutti quanti quelli che servono. Un'altra cosa. Anche se è corretto, questo modo di ragionare è pericoloso. Perché? Ho un contatore I che sta salendo, 1, 2, 3, 4, 5. Quando è che diventa sbagliata la situazione? Quando I diventa maggiore della lunghezza della stringa. Questo è meglio esprimerlo in questa maniera. Finché I è minore della lunghezza della stringa, se lo supero per qualche motivo, in questo caso è impossibile perché ho fatto l'incremento di 1 alla volta, ma gli vorrebbe venire voglia di modificare questo programma incrementando I di passo. C'ha senso. Se devo stampare ogni 5 caratteri, perché incremento 1, 1, 1? Incremento di 5 alla volta. Se vi sbagliate e superate la lunghezza della stringa, questo vi protegge e vi fa uscire dal ciclo in ogni caso. Se assumete che debba essere esattamente uguale, guardate una cosa, quanto è lunga casa? 4. Se vado di passo 5, passerò da 1, da 0 a 5. 5 è maggiore di 4, quindi sono già fuori. Però così è vera. Se qui metto differente, è molto più debole come condizione. Perché deve essere esattamente 4 per uscire dal ciclo. Qualunque valore maggiore di 4 non va bene, mentre invece 5 è sicuramente sbagliato. Allora, quindi questo esempio cercava di farvi vedere due cose. Uno, che la condizione deve essere la più robusta possibile. E due, che bisogna essere sicuri che dentro il ciclo ci sia almeno un'istruzione che renderà prima o poi la condizione falsa. Ok? E poi va scritto sintatticamente corretto, ma questo è un altro discorso. Allora, questo finisce il while. La settimana prossima faremo... Questa lezione è fuori libro, ok? Tanto rimangono i programmi. Anche l'altro canale farà la stessa lezione domani. E poi della settimana prossima faremo lunedì e martedì lezioni sul ciclo seguendo il libro e poi esercitazioni saranno sul while. Volevo discutere ora velocemente, non tutti gli esercizi, ma alcuni. Primo esercizio di ieri, in cui veniva chiesto di stampare due stringhe attaccate senza usare la concatenazione. C'erano due modi possibili. Il primo modo è molto semplice, quello che volevo che voi usaste, stampare con separatore uguale a niente. No? Stampo la prima stringa, print S1 e S2, separatore uguale a niente, quindi le stringhe sono attaccate. Oppure, ma questo è molto più pericoloso, sapendo che in una stringa, qualunque stringa, c'è una stringa vuota all'inizio, alla fine e in tutti i posti intermedi, che è una follia secondo me, se io sostituisco dentro S2 la prima occorrenza di una stringa vuota con S1, quello gli va a finire esattamente davanti. Allora, intanto vediamo se funziona. Ok? Entrambi i metodi funzionano, ma il secondo metodo si basa sull'idea che dentro una stringa quante stringhe vuote ci stanno dentro letto? No. Secondo lui ce ne stanno 6.
una all'inizio, una alla fine e una fra ogni coppia di lettere. Io credo che solo Python ragioni in questo modo, ok? E, però questo funziona. Se io sostituisco la prima occorrenza della stringa vuota con la seconda stringa, le metto insieme. Io miravo a questo. Secondo programma che ho visto gente scrivere una piramide di if. Bisognava trovare la metà per eccesso di una stringa. Vi ricordo che la divisione fra interi è questa. Se io faccio 7 diviso 2 e 3 e mezzo, viene troncato a 3. Ok? Se io faccio 7 più 1 diviso 2 mi fa 4. 8 più 1 diviso 2 quanto mi fa? 9 diviso 2 fa sempre 4. Quindi per avere la metà per eccesso di un intero basta semplicemente incrementarlo di 1 e dividerlo per 2. Ovviamente potete fare quegli if. In quest'altro caso invece non c'è bisogno di far nulla perché vi serve l'eccesso nell'altro senso, che è il modo di approssimare. Molti di voi hanno fatto così. Hanno guardato se la stringa fosse pari e allora avete fatto la divisione normale. Altrimenti, se dispari, fate la divisione normale e ci aggiungete 1. Esattamente la stessa cosa. Dubbi su questo? O attenzione che in alcune situazioni avere un po' il controllo degli operatori di base di un linguaggio di programmazione, tipo operatori su interi, il diviso diviso o il modulo, vi possono trarre d'impaccio in situazioni che altrimenti sarebbero molto complicate da gestirsi. Questo vale per qualunque linguaggio, non solo per Python. E poi volevo farvi vedere un'altra cosa sul 6. Programma che riceve l'ingresso due stringhe S1 e S2 e un intero N e stampa true solo se l'elemento in posizione N di S1 appare almeno due volte nell'altra stringa. Non c'è bisogno di fare if a cascata e non c'è bisogno di stampare print true. Qual è l'obiettivo? Vedo una prima stringa, vedo la seconda stringa, controllo che n sia all'interno dell'ammissibile, n mi serve come indice nella prima stringa. Scusate. L'elemento in posizione, qui devo scrivere di indice n, per essere preciso, ok? Quindi n deve essere compreso fra 1 e l'n di s-1. Fatto questo controllo, io mi limito a stampare print, che vuol dire questo? Print s2 count s1 di n-1 uguale 2. Questa è la espressione booleana, no? Vediamolo un secondo. Prendo il carattere in posizione n di indice n-1 dentro s1, conto quante volte compare dentro s2 e mi domando se sia uguale a 2. Questa quantità vale o true o false e quindi posso stampare direttamente l'espressione if true print true. Faccio print true direttamente. Questo controllo non era richiesto. Ok? Quindi tutto il programma poteva ridursi a una singola istruzione. Questa qua. Ok? Ultima considerazione sull'esercizio 7, c'è qualcosa da dire. Volevo farvi vedere due modi per risolverlo. L'esercizio 8 non ve lo faccio vedere perché è troppo complicato discuterlo adesso in aula. La soluzione corretta su web. Dovete restituire true se, scusate, fatemi finire per favore. Potete anche andarvi in silenzio, non è che mi arrabbio se ve ne andate, però in silenzio, grazie. Deve stampare true
se il documento che do all'ingresso è di tipo Word, ovvero se il suo suffisso è doc, docx o rtf. Io leggo il file da tastiera e poi di nuovo faccio print di un'espressione booleana. Abituatevi a questo modo di ragionare. Print espressione booleana. Se io faccio, giusto per capirsi, print 5 uguale 5, quanto stampa? True, no? Non c'è bisogno di fare if 5 uguale 5 print true, può fare direttamente la stampa, no? Questo vale true. E quindi nel codice che stiamo vedendo devo stampare true, e cosa faccio? Qui c'è un'espressione logica che utilizza ends with. Vi ricordo che le stringhe, abbiamo visto l'altra volta un po' l'insieme di funzionalità sulle stringhe, ce n'è una che ci permette di dire se finisce in un certo modo. E quindi, se la S finisce con punto .doc, o la S finisce con .docx, oppure con RTF, vedete un OR? Basta che una soltanto di queste tre sia vera, l'espressione diventa true e stampa true. Se una è falsa, stampa false. Oppure, ancora un secondo di attenzione, vi ricordate che vi ho fatto vedere l'rfind? Cerco da destra. Quindi cosa faccio qui? Prendo S, accedo, cerco con rfind il punto. Questo mi dà l'indice del punto più a destra, perché parte da destra a cercare. Prendo l'elemento e mi dà tutta quanta, a partire da qui a finire tutta la stringa. Quindi questa parte qui vale tutto il suffisso, parte dal punto fino alla fine, anche se ci sono altri punti. E mi domando se sia in punto doc, punto docx, punto rtf. Faccio un in direttamente. Questo è estremamente leggibile, a parte questo rfind qua dentro, volendo potessi appoggiarlo su un'altra variabile. Ok? Dubbi? Io voglio che voi proviate a ragionare in questi termini, non tanto perché il codice viene più sintetico o più leggibile, ma perché c'è questa incapacità di base di gestire le espressioni booleane in modo come fossero altre espressioni. Print un'espressione booleana. If f uguale true, ha senso fare questa cosa? Fatemi fare quest'ultimo esempio. Io faccio f ok, ho una variabile f che e devo testarne il valore. Faccio if, è giusta questa espressione? If f uguale true, è giusta, ma è inutile. If f, no? Questo, capire questa cosa richiede un lavorio che il 50%, 30% degli studenti impiega un po' di tempo ad assimilare. La variabile f è già booleana di per sé stessa, quindi non c'è bisogno di confrontarla. È certo che questo è esattamente uguale a if f, non c'è nessuna differenza. If f o if f uguale true è esattamente la stessa cosa. Che vuol dire la stessa cosa? Che se f è true, questa vale true. Se f è false, questa vale false. Ma anche questa si comporta nella stessa maniera. Se f è true, if f vale f. Se f è false, vale false. Quindi non c'è nessun motivo di fare questa cosa. Io quando la vedo, non la considero un errore, ma mi insospettisco. Perché vuol dire che il processo mentale di chi sta programmando non è limpido. Non è chiaro come gestire le variabili booleane. Quando vede 5, è per forza if 5 maggiore di qualche cosa. Quello vi serve, perché 5 da solo non è booleano, ma f è già booleano di suo. Nei cicli che ho fatto, ultimo istante,
quando ho fatto questo ciclo qui, no, il primo è migliore. Nemmeno. Ok, dentro un while, dove ce n'avevo uno, sommenterio tastiera. Qui io non mi metto, non scrivo while convertibile diverso da falso. Ok? Faccio while not convertibile. Perché lui è già booleano, mi basta negarlo. Non devo scrivere diverso da falso. Ma no, questo non viene normalmente. L'errore comune è esattamente questo, l'if f. Questa cosa provate a ragionarci sopra. Ok, continuiamo settimana prossima col while.